Ciao ragazze, allora dovrei stare un po' meglio, quindi come al solito invece di guarire vado a farmi del male e vado a fare questo piccolo video di review di alcuni prodotti che mi sono piaciuti e altri che non mi sono piaciuti. Allora, quindi i miei preferiti di marzo. Allora, prima di iniziare volevo farvi vedere che ho provato a riprodurre il make-up che aveva creato Giuliana per la Neve Cosmetics della collezione Kawaii Japan. Come vedete, cioè io l'ho adattato al mio occhio e quindi, cioè, logicamente la differenza si nota. E queste sono le sopracciglia nuove che vi avevo detto, cioè secondo me a me piacciono, poi ditemi voi, cioè a me piacciono da morire. E mi sono venute bene come le volevo, quindi aspetto un po' i vostri pareri come avevo chiesto e che ho visto che alcune ragazze erano curiose di vedere. Cosa non mi è piaciuto? Così arriviamo alla cosa più bella. Allora, io devo ridare una smentita sui mascara della Kiko. Cioè, di solito, come vi ho sempre detto, io utilizzavo l'Unifold Stable della Kiko, che mi piaceva perché aveva lo scovolino fatto così incurvato, che non avevo mai provato. Questo l'ho provato la prima volta che l'avevo comprato, mi era piaciuto da morire perché veramente mi creava le ciglia in modo molto voluminoso e tutto. Però questo è il secondo che avevo ricomprato perché quell'altro ovviamente dopo un po' si era seccato, e se notate le mie ciglia vanno in su, però è come se non l'ho messo, quindi cioè da che ero contentissima adesso sono veramente delusa. Visto che tanto domani è sabato, voglio uscire, ho bisogno di uscire, ragazze, voi ce l'avete visto da Facebook che ho bisogno di uscire, me ne vado a Roma Est con il mio ragazzo e vedo se tramite Roma Est, quindi magari andando a vedere dalla Kiko, la Sephora, trovo un mascara comunque buono, perché questo non mi piace più. Altri prodotti: devo promuovere i pennelli di questi qui della Catrice a spugnetta, che vi ricordo venivano 2,90 euro e ve ne danno 3. Cioè, ragazzi, mi piace davvero. Mi piace la stesura, mi piace il discorso comunque che non sono piccoli, non sono i classici pennellini che andate a prendere. Vi ripeto, cioè, sono grandi quanto un dito. Cioè, ragazzi, veramente sono veramente buoni. Io mi ci trovo bene, poi logicamente va a seconda della persona, però secondo me li valgono tutti i 2,90 euro, anche perché vi ripeto, 2,90 euro ve ne danno 3, è validissima. Terza cosa, mi è piaciuto molto il pennello, questo della H&M, che c'ha il punto, la punta angolata e la punta a penna. Allora, c'è da permettere però una cosa: essendo una punta a penna è cicciotta, non va fina. Quindi ve lo faccio vedere velocemente. Quindi, se vedete bene, qui è un po' cicciotta, però una leggera punta c'è. Eppure il lato angolato, pensavo che non ci avrei fatto niente, invece lo sto utilizzando parecchio. Terzo prodotto, ragazze, sono innamorata della Cream Color Base di MAC. Cioè, mi piace veramente tanto perché me l'avete vista usare in tantissimi tutorial. Cioè, quando posso lo inserisco e mi piace da morire perché in base a quanto ne prendete potete dare un effetto alle labbra che è la fine del mondo. Io non ho provato come base per ombretto e non lo proverò mai perché per me oramai questo è il cream color base per labbra e mi sta bene così, mi piace da morire. So che per chi è interessato, so che si può anche applicare qui sulle guance. Io non ho ancora provato perché è l'unica cosa che non faccio, ecco, mi stava cascando il color base. E non si è rotta, è sano. E quindi niente, questo mi piace da morire e mi piace il discorso che sono 3,2 grammi, quindi è enorme, non mi finirà più e sono contentissima perché mi sa che MAC non li vende singolarmente, li ha venduti per ora solo tramite la collezione Stylish Yours, quindi per ora sono contentissima.
Altro prodotto MAC, che sarebbe il quarto prodotto, però è quarto e quinto, facciamo due prodotti in uno, sono i Dazzlegrass, cioè ragazze, sono innamorata, eccole qua, che vi ricordo io ho Smile e Extra Hubs, cioè sono dei prodotti veramente validi. Posso mettere qualsiasi tipo di gloss, ragazze, qualunque tipo, ma questi sono i prodotti migliori che mi piacciono per le labbra discorso gloss. Cioè, hanno dei colori fantastici, si sposano bene con ogni base che gli metti sotto e mi piace la consistenza. Quindi, ragazze, cioè, vengono 19 euro l'uno, ma li valgono tutti. Di MAC è questo qua, questo ombretto qui, che è l'ombretto Pikachu che mi avete visto usare in questi giorni, e l'ho messo anche qua nell'arcata per dare questo leggero effetto di luce. Mi piace da morire, ragazze. Mi piace come illuminante, mi piace perché è proprio un colore azzeccato. Pure gli altri due che ho, sempre della collezione Peacocky, però ve lo dico subito, questo è della collezione Peacocky, che sono quello arancione e quello marrone. Mi piacciono, ma non come questo, perché è veramente bello. Mi piace, cioè, se quelli mi piacciono, questo mi piace ancora di più perché è un ottimo illuminante. Sesto prodotto, un grande, veramente grandissimo applauso alla Kiko. Ha fatto un nero che è fantastico, ragazze. È il numero 84, questo nero qua. Ho letto che prima, scusate, come una furba ho fatto così e è cascato. Allora, è il numero 84. Sapevo che prima era un altro numero, però adesso l'hanno rinominato 84. Questo è il nero, è intensissimo, cioè, ragazze, una passata e vi colorate. Quindi, cioè, io ve lo consiglio perché per fare degli smoky, dei make-up o dei piccoli punti importanti dove vi serve un nero bello carico, prendete questo. Un grandissimo, ma grandissimo discorso sugli ombretti Kaleidoscopic di Kiko. Che cosa c'è da dire su questi ombretti? Allora, mi sono resa conto che tramite YouTube, cioè, credo di essere l'unica che ha preso questi colori, ragazze, perché non so come, sembra che tutte le ragazze, almeno io ho visto, sembra che chiunque abbia preso tutti i possibili immaginari colori tranne questi qua che c'ho io. Allora, uno, sono pure contenta, almeno posso dire la mia, poi se chi ce l'ha e non ha fatto un video review e tutto quanto mi dice la sua, ci confrontiamo e via. Io intanto dico la mia. Allora, la mia qual è? Io trovo questi ombretti fenomenali. Per la prima volta devo fare veramente le congratulazioni a Kiko. Mi piacciono da morire. Che cosa c'è da dire però? È vero che sono ombretti buoni sia ad asciutti che bagnati. È vero che il segno che andate a fare si vede e quindi, diciamo, non c'è una perdita di tempo nel stare a capire se c'è o no il segno, cioè, ragazza, asciutto o bagnato si vede. Poi, ovviamente, in base alle due cose, il distacco c'è, quindi quando il prodotto è bagnato si vede di più, e la cosa me l'avete vista fare anche, e lo potete vedere anche nel primo tutorial Kaleidoscopic che ho fatto, che era quella di riproduzione del make-up. Quindi, cioè, mi vedete utilizzare il viola, scusate, il viola che si vede, cioè, quindi quello proprio non si può dire. Allora, io ho il numero 11, che vi ricordo che è questo Tortora 09, che è questo viola, di cui ho molte cose da dire su questo viola, e il numero 05, che è il blu, che io però chiamo indaco. Gli ombretti che ho io, ora vi dico sinceramente, a me piacciono da morire. Ovviamente sono colori che ho preso perché io non ho, quindi
Intanto diciamo questa, prima cosa. Secondo, il color tortora, ragazze, cioè quello che magari qualcuno dice è un beciolino e tutto quanto, è un brigetto perché è un po' spento, perché è, ragazze, non è spento. Cioè, se voi lo andate ad applicare asciutto, asciutto è veramente acceso e ha queste iridescenze quasi rosate che rende il colore veramente bello luminoso. Quando invece lo bagnate, il colore diventa bello importante, quindi si va a scurire e automaticamente non è che diventa scuro, ma il colore prende vita, quindi automaticamente diventa un colore bello importante, cosa che vi ricordate che vi avevo detto, io l'ho preso perché secondo me può creare dei nude importanti e non sobri, quindi secondo me questo è un bel colore. Lo vedete anche nel tutorial, secondo tutorial che ho fatto, quindi potete andare lì. Secondo ombretto, il secondo ombretto che è questo viola e vi ricordo che è il numero 09, cioè ragazze, allora questo viola, ragazze, è stato criticato parecchio perché dicono che sia identico a tanti altri viola. Dicono anche che col fatto che abbia all'interno queste iridescenze argentate, questi glitterini argentati, non ha senso, che il viola non si vede, che si vede più l'argento che il viola e tutto quanto. Allora, ricominciando da capo, ragazze, se voi lo applicate da asciutto, secondo me diventa un bel viola delicato, lilla, che automaticamente ha questa vivacità dell'argento. Se voi lo andate ad applicare bagnato, ragazze, il colore prende di nuovo vita. Quindi diventa veramente un bel viola portabile, secondo me, veramente bello, che non si vede in giro, che automaticamente ha queste iridescenze argentate. Nota negativa di questo ombretto, che penso che è l'unica nota, che, ragazze, niente di più, è che se voi lo andate ad applicare insieme ad un ombretto matte, quindi nel mio tutorial che avevo fatto, quello di riproduzione del make-up kaleidoscopic, avevo usato il Chrome Yellow di MAC, che è questo giallo matte. Cosa è successo? Col fatto che l'avevo inserito nella palpebra mobile e questo nell'arcata, è successo che tutti quei micro glitterini argentati, diciamo glitter, ma non sono glitter, ragazze, secondo me, perché è una consistenza diversa, è più micro polvere, diciamo argentata, è andata a finire un po' sull'ombretto matte e quindi automaticamente il mio make-up si è andato, tra virgolette, ad alterare e aveva questo giallo preciso, netto, matte, ma che in alcuni punti aveva questa luce argentata, che ovviamente non ci doveva essere. Quindi io credo che l'unica nota negativa, ragazzi, è che se lo andate ad applicare sopra e non sotto, quindi per secondo, automaticamente vi andate ad alterare magari il lavoro sotto. Terzo e ultimo ombretto che ho io è il numero 05, come avevo detto, che è questo indaco. Allora, ragazze, cioè, allora, io ve l'avevo già confrontato con quell'altro blu di MAC che è molto più elettrico. Lo dico qui e non lo dico più, cioè secondo me anche questo è un ottimo ombretto. Perché, come avevo già detto all'inizio, è questo punto di blu che tende a un viola che è veramente stupendo. E il fatto di dire che anche su questo che non scrive non è vero, cioè gli ombretti scrivono tutti. Ora parliamoci sinceramente, se voi andate a fare le prove, cioè voi ragazzi, cioè c'ero stata pure io e c'erano 3.000 ragazzine accanto a me che stavano lì a mischiarsi le dita e tutto quanto ed erano praticamente zozze, sporcavano pure gli altri ombretti. Ragazzi, tutti gli ombretti scrivono, cioè quindi automaticamente non state con la paura, scrive, non scrive, però la scrivenza, le cose. Questi scrivono, è un'ottima coprenza, è un'ottima. Si lavorano molto bene poi. La cosa che mi piace è che si lavorano molto bene. E la cosa maggiore che mi piace di più, anche quando sono bagnati, ci si può lavorare bene. Spero vi sia utile questa review e spero di leggere qualche commento e tutto quanto. Io aspetto delle vostre opinioni. Un bacione e alla prossima. Ciao!